Laura Fontana, responsabile dell'attività di educazione alla memoria del Comune di Rimini. Da quando il Comune di Rimini si occupa di educazione alla memoria e perché? Il progetto Educazione alla memoria è nato sotto forma di viaggio studio ai campi di concentramento nel 1964. È diventato un vero e proprio progetto Educazione alla memoria e un'attività, direi, alla fine degli anni 90, quando abbiamo incominciato a capire che il viaggio da solo non bastava e che occorreva soprattutto preparare, offrire attività di formazione ai nostri studenti e poter affrontare questo periodo storico in maniera più approfondita. Attorno a me c'è un gruppo di insegnanti che preparano il progetto ogni anno, scegliamo un tema su cui lavorare, quest'anno abbiamo scelto la Shoah, ma in particolare abbiamo come filo conduttore l'umano e l'inumano, quindi nella Shoah e anche nell'universo dei campi di concentramento. E ogni anno proponiamo un seminario di formazione basato su lezioni storiche, su visione di film, dibattiti, uso di documenti, che dura circa 6 mesi. Quest'anno è iniziato a ottobre ed è terminato adesso in aprile. Vi hanno partecipato circa 220 studenti di tutte le scuole superiori. In realtà ne parteciperebbero tantissimi di più, ma possiamo offrire per un lavoro di qualità circa 200-220 posti. Questi ragazzi e ragazze che non si conoscono e che sono volontari, quindi sono gli studenti che scelgono di iscriversi a questo seminario e di partecipare a questo progetto. Lavorano con noi quindi per tutto un semestre, insieme anche ad altri insegnanti, imparano a conoscere la storia, ma imparano soprattutto a fare delle domande alla storia e indirettamente anche su se stessi. E poi alla fine di questo progetto, attraverso una selezione che ogni scuola fa, e con un certo numero di posti che viene affidato ad ogni istituto scolastico, si forma un gruppo che partecipa a un viaggio studio. Quest'anno abbiamo portato 51 studenti, quindi un gruppo in totale composto da 54 persone, che partecipando a un viaggio studio ai luoghi della memoria completano il percorso che hanno fatto. Cioè, il viaggio non è una cosa staccata e non è la cosa più importante rispetto a quello che fanno prima, è però qualcosa che aggiunge un tassello fondamentale, cioè conoscere i luoghi, interrogarsi sulla storia in quei luoghi, visitarli con degli storici, con le guide, con noi, e quindi indubbiamente offre anche la possibilità a questi ragazzi di vedere da vicino che ciò di cui stiamo parlando è esistito veramente. Sembra una frase un po' assurda da dire, no? Perché la storia ha mille tipi di fonti, mille tipi di prove, però per tutti, finché non vedi, finché non hai la possibilità di avvicinarti alla storia, ti sembra tutto un po' astratto, un po' lontano. Ecco, attraverso il viaggio, con questo completamento del progetto, sicuramente noi abbiamo la consapevolezza di avere accompagnato questi ragazzi in un percorso nella storia, ma anche dentro, un po' dentro se stessi. Laura, abbiamo visto un'attività didattica molto interessante. I ragazzi hanno partecipato molto intensamente. Ti chiedo, ma che cosa è emerso in particolare? Che cosa ti sembra che sia emerso da loro, dall'incontro anche che è stato fatto ieri sera diciamo nella plenaria finale? Beh, noi ogni anno proponiamo alla sera soprattutto, perché il viaggio lo spieghiamo come esperienza che facciamo insieme. Loro la fanno innanzitutto tra di loro, perché sono ragazzi e ragazze che non si conoscono, frequentano scuole diverse o classi diverse, e la fanno insieme a noi, quindi è un percorso che si fa insieme. E non è semplicemente una serie di visite guidate, ma è anche un'attività proprio didattica, educativa che facciamo con loro, che in alcuni momenti utilizza le testimonianze o utilizza i documenti storici, quindi le fonti, sollecitando alcune domande, che non sono solo domande su quei documenti o sulle storie che quei documenti contengono, ma sono domande che vogliono condurli a chiedersi che cos'è un carnefice, che cosa fa di un uomo o di una donna, una persona capace di compiere del male agli altri, e cosa fa delle persone e di noi oggi degli spettatori del male altrui. Cioè, i ragazzi piano piano capiscono che
stiamo parlando di una storia specifica che ha un inizio e una fine e che corrisponde, come sappiamo, alla storia della Seconda Guerra Mondiale e alla storia del nazismo, ma che ha in sé delle domande, degli interrogativi sull'uomo che toccano la nostra attualità. Noi quante volte siamo spettatori di fronte ad altri crimini che oggi vengono commessi o anche più semplicemente di fronte a violazioni di diritti umani? E chi sono i carnefici? I carnefici sono solamente quelli che sparano o sono anche quelli che con le parole seminano l'odio? Sono quelli che firmano documenti di discriminazione? Sono tutti coloro che comunque lasciano che il male si compia o vi partecipano ad un piccolo gradino, cioè in una catena di responsabilità in cui il colpevole è sempre qualcun altro? Sono dibattiti che li coinvolgono veramente tantissimo, perché senza che noi direttamente tiriamo in ballo l'attualità, l'attualità emerge. Cioè, quando parliamo di crimini avvenuti sotto gli occhi di tutti, abbiamo sotto gli occhi quello che accade oggi in Siria, il dramma dei migranti. Quindi, evitando chiaramente qualunque comparazione, qualunque similitudine frettolosa, perché la storia non si fa ovviamente amalgamando crimini di natura diversa, ma l'essere umano compie sempre le stesse scelte, scelte di bene, scelte di male, e queste scelte vengono interrogate con i ragazzi attraverso tanti tipi di storie, anche perché loro devono capire che i comportamenti sono stati diversi. Quindi ci sono delle gradazioni, ci sono delle sfumature nel male, nel bene, quella zona grigia di cui parlava Primo Levi. Noi dove stiamo? Nella zona grigia, nella nostra quotidianità? Ci consideriamo buoni semplicemente perché non commettiamo il male? O forse magari con la nostra indifferenza possiamo anche avere qualcosa di negativo anche noi su cui lavorare? Sono tutte domande che li appassionano veramente molto e noi impariamo molto anche da loro. Quanto è importante che continui il progetto della memoria anche negli anni successivi, anche in un contesto scolastico, culturale, che non offre purtroppo ai ragazzi pienamente la conoscenza della Shoah? Beh, importantissimo, perché noi impariamo dai nostri studenti ogni anno che la storia si studia sempre meno a scuola e la disciplina storica ha subito tagli nelle riforme scolastiche, quindi al massimo fanno un'ora di storia alla settimana, la fanno molto frettolosamente e fanno una storia che non è più capace di narrare, di raccontare storie di persone. Quindi quando partecipano a questo progetto, che non è un'alternativa alla scuola e non è in concorrenza con la scuola, perché gli insegnanti sono protagonisti, almeno gli insegnanti referenti del progetto Memoria, quasi tutti dicono una cosa che ci commuove, dicono: ah, che bello la storia, ho voglia di studiare la storia, così mi piace la storia. E non si tratta di essere più o meno bravi, si tratta di recuperare noi adulti la capacità di narrare delle storie sul passato, perché il passato parla, il passato non è il passato polveroso nelle teche dei musei, ma è un passato fatto di storie umane in cui ci sono domande sull'uomo. E quindi quando proponiamo, non so, di leggere Primo Levi, per fare solo un esempio, è chiaro, è un testo che è attinente al nostro programma di studio, ma è anche un testo in cui ci sono veramente degli interrogativi morali e anche politici, no? Perché in fondo la grande domanda che deve rimanere a questi ragazzi e ragazze è: sì, voglio saperne di più su questa storia, ma la vera domanda è un'altra, secondo me. Io che tipo di persona voglio diventare? Io chi voglio essere? E quindi su questo, secondo me, un piccolo tassello di speranza si costruisce anche un futuro migliore, la classica goccia nell'oceano in cui però è importante crederci come persone innanzitutto e come istituzioni, perché senza le istituzioni come il comune che ci crede dal 1964, chiaramente sarebbe stato tutto molto più difficile. Quindi il mio auspicio è che ci siano altre forze, altre persone, altre istituzioni capaci di cogliere la sfida, no? La sfida di andare avanti.